La parte sul diritto delle fotografie. Abbiamo parlato adesso dei diritti connessi e c'era un articolo, cioè un punto che ho saltato perché ho detto tanto le fotografie ci torniamo. Però per chi è stato molto attento dovrebbe aver notato che le fotografie sono citate già in due articoli. Uno era gli articoli 1 e 2, no? I primi, in cui dicevamo che le opere fotografiche e quelle realizzate con un procedimento analogo sono tutelate dal diritto d'autore, però poi le troviamo anche nei diritti connessi. Quindi come può essere questa cosa? Cioè, perché ci sono due tipi di diversi di tutela? Perché abbiamo una complicazione tutta italiana, e questa è nel caso delle riproduzioni di. Visto che il nostro argomento è quello della riproduzione dei beni culturali, ahimè, ce la dobbiamo beccare per bene. Perché? Perché in Italia abbiamo tenuto distinto il piano cioè, diciamo, abbiamo tenuto distinte due categorie di fotografie, una quella, diciamo, con carattere creativo, quindi opera fotografica, e l'altra viene chiamata semplice fotografia, cioè le fotografie senza carattere creativo. E questo comporta, ripeto, a parte una complicazione perché ogni volta ci dobbiamo chiedere se siamo in uno scenario o nell'altro, che già non è facile. E poi la conseguenza giuridica è sostanziale, cioè da un lato, come vedete, l'opera fotografica, quella con carattere creativo, è tutelata da un pieno diritto d'autore, quindi ci sono i diritti morali, quindi insomma una fetta di diritti in più che disturbano non poco, e la durata è molto più ampia perché sono 70 anni dalla morte dell'autore, no? Come in tutti gli altri tipi di opere. Se invece parliamo di semplice fotografia, cioè senza carattere creativo, la tutela è, possiamo dire, ridotta perché c'è un mero diritto connesso, non si parla di un vero e proprio diritto d'autore, non è coperta da diritti morali e la tutela è ben più breve, dura 20 anni dallo scatto. Guardate che la differenza non è poca, perché 70 anni dalla morte vuol dire che se un fotografo scatta la fotografia molto giovane, no? Un ragazzo che scatta una fotografia di carattere creativo ha 16 anni, 17 anni e campa fino a 97, vuol dire che la tutela è durata per tutti gli 80 anni della sua vita, cioè da 17 a 97, più altri 70 dalla morte, vuol dire che totale fa un secolo e mezzo. 150 anni di tutela, ok? Nell'altro caso parliamo di 20 anni che sono secchi, nel senso sono netti, perché partono dallo scatto della foto, non partono dalla data di morte, quindi io non devo andarmi a informare, a capire qual è la data di morte, perché vado a vedere quando è stata scattata la foto, punto. E quindi, per chi si occupa ad esempio di archivi fotografici, no? E questa è una parte che quando faccio lezione appunto agli archivi, alle biblioteche, innesca tutta una serie di entusiasmi e interrogativi, perché uno dice, ma caspita, ma allora forse noi in archivio abbiamo un sacco di fotografie che pensavamo di non poter utilizzare e invece sono già libere. È vero, nel senso che se noi siamo sicuri di poter ricadere nel caso di semplice fotografia, e siamo sicuri che siano passati 70, scusate, 20 anni dallo scatto, effettivamente quelle foto sono liberamente riproducibili, liberamente ripubblicabili, senza dover chiedere più permesso a nessuno. Ok? Il thriller purtroppo è essere sicuri di essere da una parte o dall'altra, che non è cosa da poco. Per capire meglio di come possiamo distinguere queste due categorie, vi cito. Allora, prima la definizione. La definizione dell'articolo 87, cioè sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione della disposizione di questo capo, cioè le norme sul diritto connesso per le semplici fotografie, le immagini, eccola qua la definizione, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Ok? Guardatela bene perché qua c'è una cosa che interessa molto molto il tema di oggi, cioè le riproduzioni di opere dell'arte figurativa. Cioè, per definizione, il legislatore italiano colloca le riproduzioni di opere d'arte figurativa tra le fotografie non creative.
Quindi le foto fatte per il catalogo dei musei, le foto fatte per, non so, agli affreschi per fare i libri di storia dell'arte, sono semplici fotografie, per definizione. Perché fa questo ragionamento il legislatore? Perché dice che la creatività vera sta più nell'affresco che nella fotografia che lo riproduce. E per fortuna che è così. Perché se no avremmo due strati di diritti d'autore, di diritti d'autore pieni, che si sovrappongono, ok? Poi cioè, non è detto che un autore, un fotografo che ha un approccio creativo non possa prendere una scultura di Michelangelo e farne una riproduzione creativa, perché la mette in un'ombra particolare, utilizza le luci in un certo modo e prende un particolare, si sofferma su un particolare. Quindi non è detto che la riproduzione dell'arte figurativa sia a priori e sempre non creativa, bisogna anche rivalutare volta per volta. Però tendenzialmente nella definizione dell'articolo 87 le semplici riproduzioni, quindi la fotografia che io faccio bidimensionale a un quadro o a un affresco o a una scultura, è un esempio emblematico di semplice fotografia non creativa. E anche i fotogrammi delle pellicole cinematografiche, non so se in questa sede vi interessi. Però ecco, no, in un film, è vero che adesso anche qui stiamo superando un po' questo mondo perché si realizzano i film direttamente in digitale, ma se noi pensiamo ancora alla pellicola cinematografica classica, il film è opera creativa in senso pieno, diritto d'autore. Se io isolo il singolo fotogramma, cioè taglio il singolo fotogramma di una pellicola, quello viene considerato semplice fotografia. Pensate a un esempio molto noto, che è quello di Alberto Sordi che mangia i maccheroni, no? Che è una foto di lui che vuole fare l'americano e poi alla fine dice: Vabbè, ma che fare l'americano? Mangio i maccheroni, tu mi tenti e io ti mangio, no? E quella è una foto che trovate in tutte in molte osterie romane, osterie laziali, via dicendo. E quella è un fotogramma e quindi dovrebbe essere caduto in pubblico dominio. Poi in realtà alcuni sostengono che quello non sia un fotogramma, ma sia una foto di scena, quindi è una cosa ancora diversa, cioè non è il vero fotogramma del film, ma è una foto fatta da un fotografo che è presente durante le scene. Quindi purtroppo, come vedete, la situazione diventa spesso molto molto complicata. Comunque, rimanendo su quello che interessa a noi, quindi avrei dovuto mettere in rosso anche questa parte qua, le opere del le riproduzioni di opera dell'arte figurativa, ma anche questa parte qua non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Perché la fotografia di uno scritto è una fotocopia puramente, cioè se io fotografo un contratto o che ne so, un atto di transazione o una delibera pubblicata su una bacheca dal sindaco, è vero che è una riproduzione fotografica perché gli ho fatto una foto, però di fatto si comporta come una fotocopia, come un ciclo stile, cioè riproduco il testo di un documento che è scritto, quindi non crea un diritto a favore di colui che scatta la foto. Idem appunto per le carte d'affari, gli oggetti materiali. Ecco, oggetti materiali, disegni tecnici è interessante. Oggetti materiali mi fa pensare che se noi applicassimo questa norma alla lettera, anche tutte le fotografie di catalogo commerciale, no? Pensate alle fotografie dei che ne so, dei cellulari, no? Le fotografie dei cellulari che vedete, eccolo, le fotografie di un cellulare che vedete nel catalogo di MediaWorld o di Trony, no? Le fotografie com'è? Il cellulare dritto, il cellulare per così e magari il cellulare dietro oppure sdraiato così. Sono fotografie che in realtà vengono fatte con un automatismo. No, il cellulare viene piazzato su un piedistallo e c'è un aggeggio che fa le foto automaticamente. Quindi non c'è neanche il fotografo fisicamente, non c'è neanche un essere umano. E secondo l'interpretazione della nostra, diciamo un'interpretazione molto letterale dell'articolo 87, quelle non sono neanche tutelate da diritto da nulla, neanche da diritto connesso. Quindi sono riproduzioni in pubblico dominio. Ok, non so se vi interessino o meno, però per chi fa archeologia forse sì, perché la foto in cui si indugia su lo scavo, no? Cioè, quindi c'è una buca in un terreno semplicemente, potrebbe ricadere in una di questi casi, cioè una fotografia che non ha nemmeno un diritto connesso. Però
tornando alla slide che ho saltato, però l'ordine mi veniva meglio così, capiamo come attraverso la lettura quindi di un commentario di Ubertazzi, che è insomma un riferimento noto per il diritto d'autore, uno dei più autorevoli, ci spiega meglio come distinguere fotografie creative dalle fotografie non creative e ci dice che non è tanto un discorso di perizia tecnica o esperienza del fotografo, cioè non c'entra nulla che il fotografo sia famoso o esperto, ma è l'approccio con cui viene realizzata la foto. Ovvero, la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità, questo è bello, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata e quindi in generale nell'impronta personale dell'autore, che è la definizione che abbiamo già dato prima di carattere creativo, no? L'esempio che ho fatto prima della tastiera, del brano musicale fatto con la base della tastiera, cioè devo dargli a questo brano un'impronta personale perché sia un brano musicale e non sia una semplice base, qua uguale. Se io faccio una fotografia, devo metterci del mio, devo metterci il mio punto di vista e anche un aspetto emotivo, magari, no? Capacità di evocare suggestioni. Allora è lì la creatività, non è tanto se uno si chiama Oliviero Toscani o si chiama, no? Non so, oppure si chiama Pinco Pallino, non è conosciuto. Anche paradossalmente, Oliviero Toscani che fa la foto a un oggetto materiale o che fa una foto per un catalogo. O che fa la foto perché al ristorante vuole fare la foto al piatto di pasta e metterla su Instagram, fa una foto non creativa anche se è lui a farla, e al contrario il ragazzino neofita della fotografia che partecipa al concorso della parrocchia, ok, fa la foto a, che ne so, sua nonna mentre fa la pasta in casa. Fa un'opera creativa perché sta cercando di evocare un momento emotivo particolare, vedere l'anziana che comunque è ancora affezionata a un certo tipo di cucina e via dicendo. Ok? Quindi non c'entra la perizia tecnica o l'esperienza del fotografo, anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Ok? Quindi quello che bisogna andare a vedere è questa, l'interpretazione personale dell'autore. Vi faccio un esempio estremo di fotografia non creativa, ma che richiede una elevata capacità. Le fotografie aeree, non le fotografie aeree per fare i libri di fotografie, ma le fotografie aeree, quelle fatte per documentare le aree geografiche. Non so se avete presente, ogni tanto vengono fatti dei sorvoli, non so. All'isola d'Elba va a fuoco una collina, no? C'è cioè un incendio gravissimo, viene spento, però poi la questura ordina un sorvolo per documentare, per capire dove possono essere stati gli inneschi e per indagare, no? E quindi mandano su un fotografo su un elicottero che deve fare delle foto che devono essere fedeli alla realtà, non gliene frega nulla a nessuno che siano creative, capite? Cioè, anzi, devono essere meno creative possibili, devono essere rappresentazione della realtà. Devono documentare un fatto storico. Ok? E quindi il fotografo è sicuramente un fotografo molto preparato e professionista, perché fare una foto sull'elicottero appeso magari a testa in giù con una macchina di un certo tipo che corregge la curvatura terrestre, che corregge le luci, il sole che batte e via dicendo, richiede una competenza, ma non c'entra nulla con la creatività. Ok? Quindi entrate nell'ottica di come ragiona un po' il nostro legislatore. Detto questo, adesso vi innesco appunto tutta una serie di interrogativi se le foto che normalmente utilizzate siano creative o meno. Questo, come vi dicevo prima, comporta tutta una serie di diverse regole, non le vediamo tutte, però la principale è questa. Quindi, se ricadiamo nel caso delle semplici fotografie, le norme, si applicano le norme particolari dell'articolo 87 e seguenti, e una di queste appunto è che l'articolo 90 ci dice che gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o ha preso commissione, la data dell'anno di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata, se si tratta di un'opera d'arte, di una riproduzione di opera d'arte. Cioè devono esserci questi tre o almeno due, i primi due dati. In mancanza di questi dati, la riproduzione non è considerata abusiva. Quindi altra cosa interessante, perché vuol dire che anche se la fotografia, allora, se sono sicuro che la fotografia non è, quindi è non creativa, rientra nell'articolo 87 e seguenti,
Anche se, cioè, scusate, se mi accorgo che non c'è il nome del fotografo sull'esemplare, perché quasi sempre sono negli archivi storici, abbiamo foto che sono cartacee stampate, e manca l'anno di produzione, anche se io ho il dubbio, potrebbe essere magari il 1900 oppure il 2001, il 99 o il 2002, quindi siamo a cavallo dei 20 anni, ma se manca l'anno di produzione, allora io la posso comunque utilizzare in modo lecito. Ovviamente se non viene provata la mia mala fede, cioè sono stato io ad esempio a cancellare, a rimuovere il dato, il tratto che c'era scritto dietro a penna o a matita leggera con l'anno, ecco, questo è un caso di mala fede, però ecco, vedete come per le fotografie non creative ci siano tutta una serie di libertà in più che non ci possiamo prendere con le fotografie invece con carattere creativo. Basta, sulle fotografie non dico altro.